Perché non bisogna dimenticare? Perché nel mondo ancora oggi fenomeni di razzismo, di esclusione, ma anche di guerre, sono all'ordine del giorno. E pensare che abbiamo alle spalle, in un'Europa della metà del Novecento, una situazione che ha determinato la cancellazione di un intero popolo, 6 milioni di ebrei, ma in una realtà caratterizzata da decine e decine di milioni di vittime, beh, tutto questo non solo non può essere dimenticato, ma deve rappresentare, soprattutto per le nuove generazioni, una riflessione, direi quasi permanente. E in effetti oggi gli insegnanti non si limitano solo al giorno della memoria, ma riescono, a svolgere, riescono soprattutto a far comprendere, le radici, di questa che ha rappresentato il momento, peggiore della storia della umanità. Cosa raccontano queste foto? Come nasce? Nasce dalla voglia di andare a cercare qualcosa di nuovo, di cercare la verità, perché i testi comunque vengono sempre contaminati da tante situazioni politiche, religiose, compagnia bella. Ma invece la fotografia no, la fotografia è quella, tu la puoi commentare, può essere brutta, mossa, però racconta la verità e su questo è inconfutabile, no? Il mio lavoro ha voluto proprio testimoniare, io quando sono stato lì ho visto veramente questi colori, è quello che mi ha, dopo aver pianto 3-4 giorni, perché comunque ti viene da piangere, perché comunque è così, è una tragedia. Però ho trovato questi bei colori, la cicogna, mi ha accompagnato la cicogna che è andata, è ritornata a nidificare, cioè il sole. Se voi pensate che per 4 anni lì è stato tutto buio e comunque gli altri colleghi hanno sempre fotografato con la neve, non capisco perché la neve copre. Quindi anche questi ragazzi che vanno col treno della memoria a meno 20 gradi, che ci vanno a fare? Non vedono nulla. Vedono queste distese bianche e basta, mentre là le testimonianze stanno sotto la neve, i forni, le fosse comuni, la sauna, i forni crematori, i tralicci che sono rimasti, tu devi toccare, non si vedono le testimonianze degli ebrei, gli ebrei non hanno i santini, scrivono sulle pietre con padre Abella. Ed è un esperimento, perché abbiamo avuto sia il professor Leuzzi che il fotografo, che sono due persone, mi permetto di dire, molto concrete, capaci di tenere alta l'attenzione di questo tipo di platea, perché i ragazzini 14 anni in un centro commerciale, pochi scommetterebbero su una location del genere. Invece questi due personaggi sono riusciti a raccontare delle storie, a spiegare perché queste fotografie sono state scattate, dove la storia dei luoghi, la storia delle persone, e ci fa piacere notare che i ragazzi ascoltano, direi anche rapiti. Ci hanno chiesto le nostre cartoline che raffigurano le foto, stanno guardando la mostra, è un bel momento.